Ieri sera negli studi di Rai 1 di Porta a Porta di Bruno Vespa si è svolto il duello tanto atteso tra Matteo Salvini e Matteo Renzi, i due Mattei, come dicono. I temi sono stati tanti, tutti e due in giacca e cravatta con blu, con camicia bianca, un solo mediatore fra i due, proprio Bruno Vespa. Un dialogo aperto, non ci sono tempi, non ci sono cronometri, quindi molto libero il botta e risposta. Come era prevedibile, non si sono né insultati né tirati le sedie, perché comunque i due si conoscono, si telefonano, si scrivono WhatsApp, quindi si incontrano in Senato, si parlano, ridono e scherzano. Quindi sono avversari politici, ma non sono nemici. Uno dei temi più da scintille è stato quello sulla migrazione, come era da aspettarsi. Il leader della Lega dice: i morti e i dispersi in mare sono dimezzati quando c'ero io al Viminale. E Salvini porta i numeri da far vedere in trasmissione, mostrando un cartello con i dati degli sbarchi. Morti e dispersi nel Mediterraneo durante il mandato Salvini al Viminale sono più che dimezzati. Quando c'era lei, siamo arrivati a 5.000 morti, 800 quando c'eravamo noi. E dice: vi sistemate la coscienza con il multirazziale, poi arriva Richard Gere. Intanto però gli sbarchi in questi mesi sono più che triplicati. Quindi Salvini fa notare a Renzi: quando c'eri tu, 5.000 morti, 5.000. Quando c'ero io, 800. I morti, se guardate in percentuale, sono una riduzione dell'84%, in linea con la riduzione delle partenze degli sbarchi, perché meno partono e meno vanno a morire nel Mediterraneo e meno arrivano. Con Renzi e gli altri governi gli sbarchi erano l'84% in più. Beh, più che l'84% in più, erano 3 volte di più. E quindi 3 volte anche i morti, se non di più. E Renzi dice: io non lascio un immigrato in mare, in mezzo alle lamiere, per fare un post su Facebook. Io i morti in mare li seppellisco. La riflessione è questa: Salvini, lasciando le ONG fuori dalle acque internazionali per settimane, ha provocato che cosa? Ha provocato che le partenze sono andate diminuendo col tempo, perché non c'era più fiducia nel partire. Non si sapeva se c'erano più ONG perché erano bloccate o sequestrate o davanti le coste siciliane. Quindi ha disincentivato le partenze il fatto di non permettere alle ONG di sbarcare. Come dicevamo, prima di tutto perché c'erano meno ONG davanti alla Libia. Quindi meno ONG, gli scafisti non potevano portare con pochi litri di benzina gli immigrati direttamente davanti all'ONG, hanno le coordinate in Facebook, in internet. Quindi tutto quello che ha fatto Salvini ha portato a disincentivare le partenze e quindi i morti. Quindi quando Renzi dice: non lascio un immigrato in mare in mezzo alle lamiere per fare un post su Facebook, è qualcosa di scorretto quello che sta dicendo, perché non c'entra nulla questo, non è per fare un post su Facebook. Qui è proprio arrampicarsi sui vetri, perché non ci si può nascondere nel dire che quello che ha fatto Salvini ha portato a una riduzione delle partenze, degli sbarchi e dei morti. Ovviamente il centro-sinistra questo non lo può e non lo vuole accettare, e allora dice le lamiere, il post su Facebook, e si sente il rumore delle unghie sui vetri. E Salvini risponde: io non raccolgo cadaveri? Pessimo gusto. Io ho firmato i corridoi umanitari e
e i posti di lavoro per i migranti. Poi aggiunge: voglio difendere il mio paese facendo entrare in Italia chi ha il diritto ad entrarci. È assolutamente corretto. Il ministro dell'Interno è pagato anche per questo, per far rispettare le leggi, per far rispettare i confini e far entrare in Italia chi ha i requisiti e le caratteristiche dettate dalla legge italiana, non dalla legge salviniana, ma dalla legge italiana. I numeri della Lega sono, non mentono, gli sbarchi sono triplicati. E qui il capo di Italia Viva la butta sul ridere perché non sapeva da che parte girarsi, detto tra di noi. Per una volta che Salvini parla di numeri è fantastico, si è voluto portare l'aiuto da casa, ma almeno parliamo di numeri. Non sapeva veramente Renzi come giustificare l'aumento degli sbarchi. Non poteva dire è il sole, c'è l'estate, ancora fa caldo. E Renzi riconosce che il governo Conte-Salvini ha messo 2 miliardi sulle forze dell'ordine, ma aggiunge che i governi Renzi-Gentiloni ne hanno messi 6. Sul tema dell'immigrazione i due Mattei sono divisi. Di cosa parliamo? Continua Renzi. Se il trend di settembre dovesse continuare, a fine anno avremo 30.000 persone. Ma quale problema è in un paese di 60 milioni di abitanti? Il problema non sono 30.000 persone che arrivano in un anno, ma quelle 25 persone che delinquono e che vanno stangate. Ma attenzione, 30.000 persone su 60 milioni vuol dire una persona in più ogni 2.000. Una in più ogni 2.000. Quindi non è poco, attenzione, 30.000 su 60 milioni non sono poche le persone. In un anno solo. Se fate il conto, 30.000 su 60 milioni è lo 0,5%, mezzo punto percentuale della popolazione. Attenzione che non sono proprio così piccoli i numeri come vuol far passare Renzi. Poi lo scontro passa ai milioni della Lega, quei famosi 49 milioni spariti dalle casse del partito. E Renzi dice: secondo me li ha usati lei. Matteo Renzi non ha remore ad accusare Matteo Salvini di essersi intascato gli ormai famigerati 49 milioni di euro spariti dalle casse della Lega nel periodo in cui il segretario era Umberto Bossi. E dice: la sentenza sui 49 milioni non è più un'indagine sua o mia. C'è una sentenza che dice che 40 milioni sono 49 milioni sono spariti e Maroni e Bossi dicono che li ha utilizzati lei, dice l'ex presidente del Consiglio. Li ha usati o no per alimentare la bestia su Facebook? Secondo me li ha usati lei. E qui Salvini si è arrabbiato dicendo: io non ho visto questi soldi. Ha risposto a muso duro a Renzi, ma il leader di Italia Viva non ha dissentito e ha continuato. Li ha spesi? Io rispondo di quello che fa la Lega dal dicembre 2013 a oggi con bilanci certificati, risponde Salvini. E dice: faccio politica per passione. Se volessi arricchirmi, farei conferenze in giro per il mondo per decine di milioni. Ha detto alludendo all'attività dell'ex premier. Forse perché non la chiamano? Gli ha controbattuto Renzi. Quindi l'accusa di Renzi è decisamente pesante. Cioè, sta accusando Salvini di aver rubato 49 milioni di euro. Quindi attenzione che qui potrebbe essere anche passibile di una denuncia da parte di Salvini, perché un'accusa di questo tipo è assolutamente infamante, discreditante e grave. Ma voi sapete che Salvini non denuncia quasi mai nessuno. Diciamo che in questo confronto che si è svolto abbastanza pacato, diciamo, quella di dire tu ti sei intascato i 49 milioni di euro per raggranellare consensi e far crescere il suo partito, Renzi, questa poteva risparmiarla perché questa è una caduta di stile, perché non c'è un fondamento in quello che dice, sono solo
illazioni e sono calunnie. Queste sono vere e proprie calunnie. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.